Ciao Legnano, ciao Legnano! Sulle mani, sulle mani! Voglio sentire l'energia stanotte, te l'hai nel tempo! Vai con la base, vai con la base, vai! Vai con la base! Pronto, prova, vai con la base! A me sto cazzo in base! Non c'è la base! Ma devo fatto vestire così, non c'è la base! C'è qualcuno di Gela qua? No, perché è matematico, che ogni volta che fai una figura di merda, uno del tuo paese c'è sempre. Vabbè, ormai che sono qua che fa, vi racconto una cosa. Giusto per passare 5 minuti, non è che... Dopo 2 anni di Covid mi fate fare questa figura di merda, è la prima volta che vengo in televisione. Porca puttana. Abbiamo passato... Abbiamo passato 2 anni brutti. Tra Covid, lockdown, Green Pass, i vaccini, i tamponi, ne abbiamo visti tutti i colori. 2 anni che mascherine. C'è gente che ne ha approfittato, c'è gente che da 2 anni non si lava i denti. Come la mi lava i denti? Metta mascherine e vaffanculo. Tutti abbiamo sofferto, abbiamo pagato qualcosa, i commercianti, noi dello spettacolo, il turismo, insomma tutti abbiamo messo il nostro obolo. Tutti in bocca una sorta, speriamo che trovano un vaccino, speriamo che trovano una cura, speriamo che ci tirino fuori da questa situazione. Non ne possiamo più, stiamo impazzendo, stiamo soffrendo, fate qualcosa. Gli scienziati hanno lavorato giorno, notte, hanno investito tutte le energie che potevano, hanno trovato il vaccino in un tempo record, in 1 anno e mezzo hanno messo a punto un vaccino. Normalmente per mettere a punto un vaccino ci vogliono dai 5 ai 10 anni. Questi 1 anno e mezzo hanno trovato il vaccino. Liberateci, fateci uscire, guariteci, sistemateci, risolvete questa cosa. Lo scienziato finalmente dice, abbiamo trovato il vaccino. Non me ne faccio. Vabbè. Non so cosa c'è dentro. E non so cosa c'è dentro, dice gente che va a comprare l'olio extravergine di oliva a discount a 2,50 euro. Poi compra il vino. Compra il vino, la damigiana da 5 litri, 3,80 euro, poi nel vaccino non so cosa c'è dentro. Sai quante cose non sa cosa c'è dentro? E poi a gente, ognuno si è inventato la sua ricetta. Che c'è nel vaccino? I code di Rospo, sembra di essere tornato al Medioevo. Lingue di serpente, denti di cane, il grafene, le scie chimiche, il 5G, c'è tutto. Cioè, da un lato c'è uno scienziato che si è laureato, si è specializzato, ha fatto convegni, conferenze a Boston, a Chicago, a Londra, a Vienna, insomma, ci ha dedicato una vita a questa cosa, ci ha lavorato. Dall'altro lato c'è uno che ha la terza media serale, sta tutto il giorno al bar, che ha birra e la sigaretta. L'unico giornale che legge è la Gazzetta dello Sport. E lui dice, perché non lo fai il vaccino? Perché c'è il grafene e il 5G. Cioè che sì, è perché i poteri forti ci vogliono controllare. Ma che cazzo devo controllare a te che stai tutto il giorno al bar? Se uno... Se uno ti vuole controllare, vieni al bar, vede che sei là e va a dormire, mica c'è bisogno di mettere in piedi tutto sto casino. A proposito dei bar e di birra, ieri sera stavo per uscire, poi ho visto che nel frigo avevo altre 2 birre. Da 66 pure. Dico, che riesco a fare? Vado al bar, resto a casa, guardo un po' di televisione. Tra l'altro ieri sera al bar c'era Samuel, il mio amico di colore scuro, che di colore incontinente. Dopo la terza birra si pisce addosso. Infatti quando arriva gli cantiamo sempre la canzone. L'incontinente nero, paraponzi, ponzi.
Sono rimasto a casa e ho scritto un trattato di antropologia. Non c'ho i titoli, però dopo due birre da 66 qualcosa viene. Per esempio, mi sono messo a pensare che ogni volta che siamo in macchina in giro c'è qualcuno che fa una manovra brutta, un sorpasso a destra, ti taglia la strada, non mette una freccia, una cosa, noi che facciamo? Lo dobbiamo inseguire, raggiungere e superare? Non per litigare, per fare discussione, per minacce, per cose. Lo vogliamo vedere in faccia. Che lo vado super. Faccia de merda. Ognuno di noi ha un database da facce da cazzo che incrementiamo, coltiviamo ogni giorno, quindi che tu li vuoi catalogare tutti, così quando ne incontri uno, anche se è appeso senza macchina, riconosci Cristo, è una faccia di cazzo. E ti regola, no? L'altra ero in giro, c'è un mio amico che ha un negozio di mobili, non un mobilificio. Mi sono trovato a passare là, dice, Giovanni, mi fai una cortesia? Ci stai 10 minuti, 20 minuti in negozio che vado dal commercialista che devo firmare una cosa? Vai tranquillo, ti aspetto qua, siamo amici. Mi sono messo a rovistare nelle cassette, che me, io quando vedo un cassetto chiuso impazzisco, voglio sapere sempre cosa c'è dentro, non per rubare, però per curiosità, voglio vedere la gente che mette nei cassetti. Ho aperto un cassetto nella zona ufficio così e c'erano le istruzioni del sistema d'allarme del negozio. Ho letto tutte e mi è venuta l'idea. Gli ho cambiato il numero da chiamare in caso di effrazione dalla centralina. Gli ho messo il numero del barista che si sveglia alle 5 di mattina. Che lui se gli arriva una telefonata alle 2 di notte non dorme più e diventa una bestia, si incazza in una maniera incredibile, gli rovina la giornata. Solo che prima dovevo farlo a mano sto lavoro, lo dovevo chiamare col cellulare, ma a volte dimenticavo di metterlo anonimo, mi scoprivo così. Ora gli ho collegato il numero suo con l'allarme del negozio, è perfetto. Alla sera verso le 2-3 mentre torno a casa do un calcio alla sala cinesca e parte la chiamata, guarda, una comodità. Tra l'altro lui abita pure di fronte, quindi io mi accorgo quando si accende la luce alla camera da letto vuol dire che la missione è compiuta e torna a casa sereno. Ha chiamato un amico mio l'altro ieri, mi ha detto, Giovanni, mi devi dare quasi 1.000 euro. Perché? Perché ti ho mandato l'invito del matrimonio. Praticamente che è successo? Questo qua mi ha mandato qualche mese fa l'invito del suo matrimonio e c'era l'Iban per il regalo. Io ho preso l'Iban e gli ho domiciliato le bollette da luce. La comodità, guarda, non arriva più un cazzo a casa, tutto il pagamento delle sue bollette precedenti è regolare, perfetto. Vi saluto, grazie, buona serata.